di Castiglia, la pelle di Magnolia, le orecchie di Conchiglia. Di lui si innamorò, di lui si innamorò. Bentornati amiche e amici di Radio Tuscia Web Events ad una nuova puntata di Cabaret tra Cinema e Teatro, la rubrica della nostra web radio che ogni martedì racconta storie e aneddoti legati al mondo delle arti filmiche sul palco. La canzone che ci ha accolto ci ha condotto in un tempo remoto, medievale, vero? Il tempo dei re, dei cavalieri, delle pulzelle e dei giullari. E proprio di un giullare oggi parleremo, ma solo dopo la sigla. Cabaret tra cinema e teatro. Ed eccoci qui pronti a far partire una nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro. A parlarvi è sempre un raffreddatissimo Francesco. Ci siamo soffermati prima a parlare di un giullare. Il nostro secolo ne ha creato solo uno italiano. Un interprete innovativo e brillante, studioso e ricercatore, artista e drammaturgo, critico della sua attualità. Beh, molti avranno capito che parleremo oggi di Dario Fo, scomparso lo scorso anno, e che il prossimo 24 marzo avrebbe compiuto 91 anni. Dario nasce nel 1926 a San Giano, nella provincia di Varese, da padre ferroviere e madre contadina. Molto giovane, si trasferisce a Milano, dove frequenta l'Accademia delle Belle Arti e poi si iscrive alla facoltà di architettura, che abbandona presto e si dedica al teatro. Tra la guerra e i vari mondi dentro cui si sposta, la provincia, la città, studiando anche la vicina Svizzera, il giovane Fo trae ispirazione dalle mille personalità che lo circondano, personalità che inserirà nelle sue creazioni. Negli anni 50 conosce Franco Parenti, il quale lo inserisce nella prosa radiofonica della Rai. Iniziano così i suoi primi successi. Si pensi alla serie di monologhi Po Ernano del 52 e Il dito nell'occhio del 53. Inizia anche la sua collaborazione cinematografica, molto piccola nella sua lunga carriera. Sarà diretto da registi quali Lizzani e Lattuada, recitando accanto anche a personalità come Raschel e il giovane Alberto Sordi. Dario comunque dipinge, disegna e compone, tra queste anche semplici canzoncine, quali La luna è una lampadina. La luna è una lampadina appesa sul plafone, le stelle sembrano limoni buttati nell'acqua e io sono qui sul marciapiedi che cammino avanti e indietro, mi fanno male i piedi, oh Lina. La luna è una lampadina attaccata in sul plafone, le stelle parenni limoni buttati l'acqua e nessun che sul marciapiedi che cammina avanti in dre mi fa male i pè, mi fa male i pè, Lina. Quarto piano, terza ringhiera,
La luce è ancora accesa e io sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro. Mi fanno male i piedi, Olino. Marciapè che cammini avanti in tre, ne fa male i pè, ne fa male i pè, Lina. Lo sanno tutti che sei con Lino il barbiere, perché ha un mucchio di soldi e io sono qui sul marciapiede e cammino avanti indietro. Mi fanno male i piedi, eccetera, eccetera. Cammini avanti in tre, fa male i pè, me fa male i pè, ok, male i pè, me fa male i pè, Lina, Lina. Il 31, inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce ne sono più, mi toccherà andare a casa a piedi e mi fanno male i piedi, Lina. Canta capè, me fa male i pè, me tu canta capellina. Una volta ho visto un gatto seduto sotto un portone che piangeva come un matto, povero gatto, non trovava più il padrone, anch'io. Anch'io sono come quel gatto seduto sotto il tuo portone, piango come un matto e gioco coi bottoni. Una volta ho visto un gatto setta sotto al topurtù che il piangeva come un matto verga e il trovava più il padrone. Anche il gatto come un gatto setta sotto al topurtù e caragni come un matto e caragni come un matto e giughetti cui buttulina. E giughetti cui buttulina, me tocca andà cappellina. Giughetti cui buttulina, me tocca andà cappellina. Ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Bentornati a Cabaret tra cinema e teatro in una puntata dedicata all'arte e alla vita del drammaturgo Dario Fo. Nel 54 inizia un grande capitolo della sua vita. Il 24 giugno di quell'anno, infatti, sposa Franca Rame. Saranno sempre insieme, quasi mai separati. Sarà la sua compagna di ideali, di scritture, di palco e di vita. Nel 2013, quando l'attrice se ne andrà, al suo elogio alla moglie, Fo dichiarò: Franca ed io abbiamo quasi sempre scritto i testi del nostro teatro insieme. Io mi prendevo l'onere di mettere giù la trama, la illustravo. Lei proponeva delle varianti. Spesso le recitavamo a momento. Franca è stata l'autrice di alcuni testi, come ad esempio Parliamo di donne, che furono stese da lei completamente a mia insaputa. Pochi lo sanno, ma la gran parte degli spettacoli che trattavano questioni prettamente femminili è stata Franca ad averli scritti ed elaborati. Franca Rame darà agli spettacoli quella voce drammatica e satirica, quel tocco che solo una donna può dare. Nel 62 formeranno la compagnia Dario Fo Franca Rame, le cui produzioni univano la farsa alla satira politica e di costume di quei giorni. Argomenti scottanti, soprattutto negli anni 60. Parlare di politica è difficile oggi, si pensi ad allora. Saranno la coppia del teatro opposto a quella borghese. Parlano agli operai, alle classi subalterne. Saranno però una cosa sola. E lui provò per lei un grande sentimento. Testimone la canzone Stringimi forte i polsi, che scrisse per lei e fu cantata da molti artisti.
ad occhi chiusi, gli occhi tuoi vedrò. Prego, raccogli il mio amore, ti prego, per un sorriso, se vuoi te lo cedo. Stringimi forte i polsi contro le mani tue. Era anche ad occhi chiusi, col cuore vedere ti saprò. Ed eccoci di nuovo qui a Cabaret tra cinema e teatro, a parlarvi è Francesco, che oggi ha deciso di rendere omaggio al drammaturgo Dario Fo in occasione dell'anniversario della sua nascita, il prossimo 24 marzo. Siamo arrivati al finire degli anni 60, quando la carriera di Fo subisce una svolta. Il 1 ottobre 1969 a Sestri Levante viene messa in scena per la prima volta l'opera Mistero Buffo, considerato il capolavoro indiscusso dell'autore. Come afferma il titolo, si rimanda appunto ai misteri, cioè sacre rappresentazioni di cui nel Medioevo veniva data una visione parodistica e grottesca ad opera dei giullari. Non si tratta di un'offesa ai testi sacri, ma una scusa per denunciare chi, utilizzando potere e fede, tutelava i propri interessi e manteneva i suoi privilegi. Ma non si parla solo di testi religiosi, si pensi alla lettura di Cielo d'Alcamo sull'amore profano. Tra le grandi innovazioni di questo testo c'è la ripresa del Gremlot, una lingua teatrale inventata, che riproduce suoni e intenzioni di una lingua, in questo caso un dialetto, il cui risultato è di potenti effetti comici. Si pensi al Gremlot dell'avvocato inglese. Con Mistero Buffo, Fo cambia anche il modo di recitare. Attraverso le tecniche del mimo e del clown, salta da un monologo all'altro, ma lo fa in modo diverso, parla col pubblico direttamente. Questo tipo di teatro prende da allora nome di teatro di narrazione, dove appunto un solo attore tratta temi civili. Tra gli eredi di questo teatro oggi abbiamo artisti quali Marco Paolini e Ascanio Celestini. Nel 1977 Mistero Buffo vede la televisione e la sigla di apertura era ben descrittiva dell'arte di Fo. Questo dramma e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltare. Napoleon di Francia piange ancora e si dispera da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitare. Eppure voi ragazze piangerete se il dramma non vedrete fino in fine.
accese per vederci da vicino, venne apposta sul Ticino contro i gruppi a guerreggiare. Napoleone primo che in prigione stava all'Elba vi scappò un mattino all'alba per venireci a battere le mani. Oh. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati il re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Per retena regina scellerata, innamorata, conta del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata, e dar la colpa al fato del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3.000 capriole. Ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Ancora bentornati da Francesco a questa puntata di Cabaret tra cinema e teatro dedicata a Dario Fo. La fama, dopo Mistero Buffo, cresce, ma anche la sua voglia di satira. Non si ferma, infatti, e continua a produrre opere che si svolgono in tempi remoti, in corti celebri. La corte di Isabella di Castiglia, infatti, è più di una volta luogo di eventi e di personalità che sono utili anche per parlare dei propri giorni. La sua arte non ha confini. Si dedicherà anche alle regie di opere liriche e inizia anche ad occuparsi di didattica. Nell'87 è il libro Manuale minimo dell'attore. Nell'89 prende anche parte allo sceneggiato televisivo di Salvatore Nocita, I Promessi Sposi, in mezzo ad un cast stellare. Sarà Azzeccagarbugli, ma sarà anche l'unico attore che si rifiuterà di parlare in inglese. Sempre di parte, sempre schierato e sempre dritto per la sua strada, ormai denigrato dall'intelligenza italiana, nel 97 accade l'inaspettato. Il 9 ottobre l'Accademia svedese gli conferisce il prestigioso premio Nobel per la letteratura con la motivazione: perché seguendo la tradizione dei giullari medievali dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi. Fo non è più un artista di nicchia, ma ufficialmente un autore da studiare. Dichiarò lui stesso: col Nobel è aumentato l'interesse internazionale verso il mio lavoro. I miei testi erano già molto rappresentati in Europa e negli Stati Uniti, ma dal 97 in poi sono stati messi in scena con successo anche in Giappone, Cina, Nuova Zelanda, Medio Oriente e Africa. Seguiranno varie lauree honoris causa dall'Inghilterra, dalla Sorbona di Parigi e dalla Sapienza di Roma. Quest'ultima aveva avuto solo due precedenti di autori teatrali illustri, quali Pirandello e Edoardo De Filippo. Ormai è un dio dell'Olimpo teatrale e continua anche a scrivere e a cantare, nonché a dipingere. Una canzoncina è all'interno di una delle sue commedie con ambientazioni, quella corte castigliana del 500, dove un cacciaballe chiamato Cristoforo Colombo spiega le sue teorie sul nuovo mondo. Colombo racconta, rapita Isabella si incanta, sul mare con lui già si sente, un'onda e un'altra s'avanza, intorno le gira la stanza. O Colombo, surrendici e dotti, del perché nella parte di sotto, capovolto il mar non si stacca e la gente non tombola giù. Prendi un secchio con dentro dell'acqua, se lo giri quell'acqua non spruzza, è un esempio che poco ci azzecca, ma fa effetto vederla star su. Ora spiega le crisi di sole, ecco il sole è una candela, e la terra diventa una mela, e la luna è il bel seno di lei. È già tardi e Colombo non tace, nelle terre dell'Asia, e gli dice: c'è un uccello di nome Fenice, con il volto di donna splendente, fiume d'oro e diamante, chi
lo tiene felice sarà. Chi l'ascolta si sente beato, come fosse di notte al secchio domani. Stai ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Eccoci qui di nuovo a Cabaret tra cinema e teatro, in questa puntata dedicata al commediografo Dario Fo. Dopo il Nobel, Dario non si ferma, soprattutto sulla scrittura. Inizia a descrivere l'arte e il mondo a modo suo, con la sua spiccata dote di ricerca e sete di conoscere e di narrare. Come un giullare, appunto. Racconterà a modo suo personaggi celebri e il mondo che li ha circondati, in particolare pittori, come Caravaggio, Picasso, Michelangelo, Giotto, Bramante. Reinterpreta e discute di autori, come Boccaccio e il suo peccaminoso mondo. Personaggi che hanno fatto la differenza, dalla Callas e la sua voce, fino a San Francesco e il suo modo puro di credere. La salute ovviamente inizia a lasciarlo, è stanco, affaticato. Nel 2013 perderà, come già detto, Franca. La sua arte però non si arresta, così come il suo spirito critico, satirico e poliedrico. La pittura diverrà una grande amica. E la sua vita, piena e soddisfacente, si fermerà il 13 ottobre del 2016, all'età di 90 anni, per una crisi respiratoria. La Camera Ardente fu allestita al Piccolo Teatro di Milano. La sua personalità è presente anche quando non lo si aspetta. In molti testi di Iannacci, infatti, la musica è di quest'ultimo, ma le parole spesso sono di Dario Fo. Una di queste è «Ho visto un re». Ha visto un re. Travi scuse, seduto sul cavallo. Piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re. È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui ce n'ha. Povero re e povero che cavallo. Ho visto un bel. Se la visco, cos'è? Ha visto un vescovo. Lui piangeva, faceva un gran baccano, correva anche alla mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo, e povero che sacrista. Ho visto un giur. Sarà
parli, scusa? Un sciur, un ricco. Beh, sì, anche lui. Lui cosa? Piangeva, gli colavano le lacrime dentro un bicchiere pieno di vino. Andava e tutto lo innacquava, porre il tappin. E povero anche il vin. Sì, beh, oh, beh, oh, sì. Parara, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato. Ma fai cos'è? Gli ha confiscato un caseggiato di 32 che lui ce n'ha, povero tappin. E povero anche il vin. Sì, beh, sì, beh, oh, beh, sì, beh, oh, beh, sì, beh, oh, beh, sì, 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 beh, visto un miracolo. Se la visco, c'è? Un contadino. Avessi però il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa. No. La cascinale. No. La cascinava. No. La mucca. No. Il violino. La moglie. No, questo. Un figlio militare. Sì. E ti ha fregato anche il maiale. Pover Burchel, nel senso del maiale. Lui no, non piangeva. Piangeva, lui no. Non piangeva, anzi, ridacchiava. Ma se l'è Matt? No. Il fatto è che noi vivrà. Cabaret tra cinema e teatro. Eccoci qui pronti per l'ultima parte di una puntata di Cabaret tra cinema e teatro che abbiamo voluto dedicare al commediografo e premio Nobel Dario Fo, poiché il 24 marzo ricorre l'anniversario della sua nascita. Il nome dell'autore lombardo è spesso troppo legato al mondo politico. È infatti difficile parlare di Dario Fo senza fare accenni anche al suo impegno. Ma questo però non è il luogo. Fo era satira, non quella che oggi intendiamo con i comici di quattro soldi e imitatori da baracconi. Lui è stato forse l'ultimo discendente del termine latino. La forza di quest'autore è da cercarsi nella risposta che ottiene dal pubblico. Non vuole schernire, ma vuole far riflettere. Racconta con gaudio e leggerezza i più nefandi crimini. A quanti verrebbe di dare a San Francesco l'epiteto di giullare. È stato un autore che ha ricordato al pubblico, all'Italia e al mondo ciò che disse una volta, cioè che la cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia.
Ringraziandolo per ciò di avercelo ricordato più di una volta, mi duole annunciarvi che anche questa settimana la nostra puntata giunge al termine. Un grande saluto dal vostro Francesco, che vi ringrazia di cuore per la vostra attenzione e che vi dà appuntamento la prossima settimana, sempre qui con me, sempre su Cabaret, sempre su Radio Tuscia Web Events. Continuate a sentirci. Ci aggiorniamo.